vorrei, fratelli e sorelle, in questo momento, che noi, in un atto di profonda umiltà, ci mettessimo tutti ai piedi del Signore, accoccolati tutti attorno a Lui, l'unico Maestro, e in un atto di fede, credere che Lui è qui presente e parlante. Credere alla presenza di Gesù nell'assemblea. Ma credere fermamente. Lui è qui. Come uno di noi. Lui è qui e siede al mio posto. Tendere dalle sue labbra accanto al discorso che io farò. C'è un discorso che lui farà. Attraverso le parole che io dirò, di cui faccio io sono eco, sarà lui a parlare, con un linguaggio comprensibile da ciascuno di noi, un linguaggio personalizzato. Il maestro interiore vi parla questa sera, prendendo spunto o facendo riecheggiare in maniera particolare per ciascuno di noi la parola che così in tono generale io dico. Il vero insegnamento è quello che farà Gesù a tutti noi, me compreso, perché io sono il primo ascoltatore di lui e a ciascuno di voi. E in spirito di fede che dobbiamo essere qui riuniti attorno all'unico Maestro, tutti accoccolati ai suoi piedi, perché a tutti egli parla. C'è stato un testo indicato che vogliamo leggere, in cui il Signore ci invita in Luca 13, alcuni si presentano al Signore e domandano che ne è di quei Galilei il cui sangue Pilato sparse, mescolandolo insieme con quello dei loro sacrifici. Gesù dice, credete voi che quei Galilei fossero più peccatori che gli altri per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi fate penitenti, se non vi convertite, perdete tutti allo stesso modo. Oppure a quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più responsabili degli altri? No, vi dico, ma se non vi convertirete, perderete tutti allo stesso modo. E disse poi la parabola, un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercare i frutti e non li trovò. E disse al vigliaiolo, ecco, sono 3 anni che vengo a cercare i frutti su questo fico, ma non li trovo. Taglialo, perché deve sfruttare ancora il suolo. Ma quegli rispose, padrone, lasciala ancora quest'anno finché io gli zappi attorno e vi metta il concime e vedremo così se alla fine farà frutto per l'avvenire, se no lo taglierai. Qui finisce la parabola, il padrone non risponde,
c'è stata la volontà del Signore di convertirci tutte. Conversione significa guardare a Dio, guardare a colui che ci chiama. Conversione significa ascoltare la parola di Dio, voltarsi verso colui che chiama. È un patto di Dio e un patto dell'uomo. È un patto di Dio che chiama, si rivolge a noi, si volta a noi. È un patto dell'uomo che risponde e dice: che vuoi, Signore? La conversione, appunto, è questo movimento da parte di Dio a noi, da parte nostra a Dio. E cosa ci vuole dire il Signore? Ci vuol dire il Signore di camminare secondo la sua parola, fare la sua volontà. Guardare sempre a noi come lo stato di avversione da Dio consiste nel voltare le spalle a Lui e camminare secondo il nostro verso, per conto nostro, dice la conversione, che è contraria alla eversione, significa rivoltarsi verso di Lui e camminare incontro a Lui, seguendo quelle direttive che Lui ci dà. Signora, poi si lamenta che ci sono stati pochi frutti. Ognuno pensa a se stesso, ognuno è una pianta di fico davanti al Signore. Lui soltanto sa quale fico è stato più sterile, quale meno sterile. Noi siamo una pianta giovane di fichi, forse non abbiamo dato al Signore tutti quei frutti che Egli si aspettava. Oppure possiamo considerarci noi tutti il fico piantato in un bel giardino, irrigato, che ha dato dei pamperi belli, delle foglie splendide, però pochi frutti. E allora il Signore dice che sa fare questo bell'albero, è un albero che adorna, ma non è un albero che fruttifica, è una semplice citazione del Signore, non soltanto a spandere foglie, ma a fare croce. Questo per ambientarci in quello che il Signore ci dirà questa sera. Ho scelto il libro degli Atti perché? Perché nel libro degli Atti noi possiamo istituire il confronto tra il gruppo carismatico e il primo gruppo carismatico nato dallo Spirito Santo a Pentecoste. La prima comunità che nasce subito dopo l'effusione dello Spirito è una comunità che può essere paragonata o in cui comunque possiamo rispecchiarci noi, comunità nata dallo Spirito, comunità carismatica. Ecco perché, seguendo lo sviluppo degli Atti e leggendo in profondità le situazioni in cui questa comunità si viene a trovare, possiamo leggere anche le linee di sviluppo di un gruppo carismatico e le diverse situazioni, buone o cattive, in cui si trova. Diamo così uno sguardo generale alla sequenza dei capitoli degli Atti. Sono gli Atti di Pietro, gli Atti di Filippo, gli Atti di Stefano, gli Atti di Paolo,
messi insieme, che formarono poi nella penna di Luca gli Atti degli Apostoli, o meglio, come nel testo originale, Atti di Apostoli. Innanzitutto notiamo come primo punto la prima comunità è una comunità radunata nello Spirito e per lo Spirito. Una comunità alle cui spalle c'è il Cristo risorto. La figura centrale è Cristo risorto. Non si vede, ma è presente. È la comunità di Gesù, che vive nella fede di Gesù risorto, che è partito verso il Padre, ma che è presente nella comunità e che vuole dare alla comunità il suo spirito come spirito guida. In questa comunità, fin dai primi capitoli, emergono due figure. La figura di Pietro e la linea gerarchica e la figura di Maria, la linea carismatica. Le due figure si sommano nella discesa dello Spirito, quando la linea gerarchica viene investita e potenziata, animata dalla linea carismatica. Ma le due linee già si delineano, pur intersecandosi a vicenda, proprio nel cammino della comunità cristiana. Come dicevo, alle spalle c'è sempre il Cristo risorto, che è al centro della comunità e a cui tutti guardano, i credenti e i doveri. Una prima nota che noi possiamo così osservare è la struttura di questa comunità, i capisaldi di questa comunità. Come si struttura al di dentro e come si situa al di fuori. Comparisce prima la linea di apertura al di fuori e poi la struttura al di dentro. Che cosa succede appena scende lo Spirito? Le porte si aprono, le porte del Cenacolo, dove c'è i primi 120, e c'è un lancio missionario per cui è una comunità centripula che si espande al di fuori. C'è lo slancio missionario, la dimensione missionaria, che è la prima dimensione che si afferma nella comunità nascente. Prima che si struttura di dentro, ecco che si afferma questa dimensione missionaria, che poi avrà il suo sviluppo in tutti i libri degli Atti, sotto la condotta dello Spirito. Cioè lo Spirito scende nei primi 100 individui non per farli stare insieme, anche questo lo vedremo subito, perché la comunità si costruisce come forza coesiva in vista della missione. Ma la prima dimensione che comparisce è la missione, cioè lo slancio missionario. Pietro comincia ad andare le polvere, gli apostoli si dividono in mezzo alle polvere, gli altri 120 cominciano a parlare, tutti Gerusalemme in vasa,
di questi forsennati. Parlano del risorto, il che di là, che annunciano appunto a come centro il Gesù è risorto, la resurrezione dai morti. Gesù è il Salvatore, ha salvato l'uomo dalla morte, la salvezza è venuta, ecco la grande notizia. Tutti si spargono e si comunicano per annunciare questa grande notizia, questa grande novella. Questo lancio missionario cresce continuamente e con gli atti di Filippo troviamo che Filippo evangelizza tutta la fascia costiera della Filistea. Poi in seguito si invade la Samaria, poi si esce da Gerusalemme, si fonda una prima comunità ad Antiochia. Poi negli atti di Paolo, che seguono gli atti di Pietro, il quale ha convertito Cornelio, pagano, il primo pagano convertito, ecco che abbiamo i viaggi missionari di Paolo in tutto il mondo, allora conosciuto, fino alla Spagna. C'è questa linea missionaria che contraddistingue il primo vaccino della Chiesa, la prima esistenza della Chiesa, il primo decennio e i primi decenni della vita della Chiesa e insegnamento per noi, perché se dovesse mancare in noi lo slancio missionario non sarebbe presente lo Spirito e non sarebbe operante la volontà di Gesù. Andate, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Per cui noi dobbiamo essere molto attenti a seguire questa linea. Nel medesimo tempo, ecco che si struttura la comunità. Anche dentro, per trovare una forza di coesione, perché sparpagliarsi sì, ma questo sparpagliarsi potrebbe far morire la forza, estenuare la forza, se questa non trova alimento costante in un nucleo. Ed ecco la strutturazione della comunità di Gerusalemme che fa capo agli apostoli, con le quattro colonne in cui si sostiene. Erano simili all'insegnamento degli apostoli, la catechesi, la dottrina, alla preghiera in comune, atto sostegno, alla comunanza di vita e alla fazione del pane, l'Eucaristia. Per cui abbiamo nella fratellanza, o meglio servizio vicendevole, nell'ascolto della parola degli apostoli, nella preghiera comune e soprattutto nella frazione del pane, nell'Eucaristia, gli elementi portanti della prima comunità missionaria. Come dovessero mancare nel gruppo questi quattro elementi, queste quattro colonne, o dove ci si accorgesse che qualcuna delle colonne non è ben salda, bisognerebbe correre ai ripari. Tutti sono sottomessi agli apostoli che insegnano. Non insegna chiunque. Ci sono gli apostoli che danno l'insegnamento e gli altri sono assidui nell'ascolto. Non c'è la privata interpretazione, ma c'è la trasmissione della dottrina del Maestro. Gli apostoli hanno ascoltato il Maestro.
sono i depositari della dottrina del Maestro e la trasmettono. Gli altri imparano dagli apostoli quello che ha detto il Maestro. E un punto importante, una colonna importante, se questa colonna dovesse trapadare, e allora ecco che la comunità ne verrebbe a risentire nella sua autenticità. L'altra colonna, non voglio fermare le colonne, l'altra colonna è la preghiera comune. Ecco la preghiera, la vita, sento il bisogno di stare insieme a pregare. Questa forza della preghiera è notevole. Nel capitolo 4 si vede chiara la forza della preghiera. Quando succede la seconda Pentecoste, troviamo nelle mura alla preghiera dei fedeli che chiede, la comunità chiede la liberazione degli apostoli imprigionati, e scende di nuovo lo Spirito, il vincolo di fuoco, torremo nelle mura, la comunità chiede ancora segni di Dio, che è una preghiera tremenda, che scuote. Ecco, la preghiera sito della comunità, una preghiera dello Spirito. Poi il servizio vicendevole nella fratellanza, tutto in comune, che significa in comune, sono in comunione gli uni con gli altri. Comunione che significa tre cose: pensare insieme, sentire insieme, operare insieme. Ove qualcuna di queste tre operazioni dovesse mancare, non ci sarà più comunione. E la comunione l'opera lo Spirito che è presente nella comunità. Pensare insieme. Dunque ognuno deve pensare per conto proprio. Si pensa insieme col pensiero di Cristo. Si sente insieme col cuore di Cristo. Si opera insieme con l'operazione dello Santo Spirito. E poi l'ultimo elemento che è la frazione del pane. Tutti si radunano per frangere il pane. Certamente Gesù aveva dato questo insegnamento agli apostoli nei 40 giorni in cui era stato con loro dopo la risurrezione. E gli apostoli sono solleciti di questo, di frangere il pane insieme. Tutti sono coscienti che mangiando l'unico pane e bevendo all'unico calice, Gesù presente fa coagulo tra di loro, cioè è forza coagulante, diventa unità tra di loro. Gli apostoli così sono coinvolti in due movimenti, un movimento centrifugo e un movimento centripeto. Da una parte si espandono per evangelizzare, da una parte, altra parte ritornano all'unità, per trovare in questo movimento centripeto, ossia coesivo, la forza per espandersi. Quanto più debole espandersi, tanto più si concentrano e diventano unità. I due movimenti devono sempre andare di pari passo. Quando c'è non c'è questa equazione, meglio, quando non c'è proporzione tra i due movimenti centrifugo e centripeto, la comunità traballa. Adesso vediamo un po' la comunità, quali difficoltà attraversa, perché è su questi punti che noi ci fermeremo in queste tre sere. La comunità è condotta dallo Spirito. Sentono tutti che è lo Spirito che li conduce. Questa linea di condotta è avvertita in tutti i capitoli degli altri. È lo Spirito che conduce, è lo Spirito che indica, lo Spirito che corregge la traiettoria, è lo Spirito che la guida nella comunità.
la guida della nazione apostolica, la guida di tutto. Questo perciò abbandonarsi allo Spirito, ma non supinamente, ma questo guardare allo Spirito e discernere nello Spirito di profezia cosa vuole lo Spirito. E molto forte lo Spirito di profezia in questi primi capitoli, in tutti. Lo Spirito di discernimento profetico consiste appunto nel discernere il passato come insegnamento, il presente come situazione e il futuro come progetto di Dio. Quelli che presiedono la comunità soprattutto devono avere un grande discernimento, cioè saper leggere il passato, saper leggere il presente e intravedere l'avvenire. Essere profeti in quel senso di guardare al futuro, prossimo e anche un po' più là, nella luce dello Spirito, per lasciarsi condurre dallo Spirito verso quei traguardi che nello Spirito profetico noi intravediamo. La comunità conoscente, ecco che viene messa ad una prova. La prova generale è che la comunità avverte la croce. Il capo Gesù è sulla croce. Dietro il risorto c'è l'ombra della croce. E attraverso la croce che Gesù ha redento il mondo. La via della comunità è la via della croce. Per cui nel corpo mistico si rimette quello che c'è già nel capo, la croce, i chiodi, la lancia. Il corpo del Cristo risorto con le cinque piaghe ricorda le piaghe viventi, palpitanti, aperte, sofferenti nel corpo della Chiesa nascente. È una Chiesa che cammina nella croce, cammina nella sofferenza, una comunità che ha i chiodi di Cristo conficcati nelle carni, che accusa la ferita nel cuore, che ha cioè la lanciata di Cristo che gronda sangue. Una comunità che soffre pur nella presenza dello Spirito, che non legge nei miracoli, che nei primi tempi sono molti, i miracoli di Pietro, i miracoli di Filippo, i miracoli poi di Paolo. Ma è la croce, il cammino della comunità, è segnato dalla croce. Sono presenti i chiodi, è presente la lancia, sono presenti le ferite, è presente la colonna di spine, bisogna soltanto individuare tutti questi elementi nella comunità dei primi cristiani. Così anche nella comunità carismatica noi troviamo la croce, guai se non trovassimo la croce, se non trovassimo i chiodi, non trovassimo la lanciata, non trovassimo le ferite, non trovassimo il sangue, non trovassimo la sofferenza. Adesso bisogna individuare sulla strega degli atti quali sono questi chiodi, quali sono queste ferite, quali sono queste sofferenze, queste situazioni in cui si viene a trovare la comunità. Perché saranno le sofferenze che vengono a tormentare, ma a far crescere, a portare avanti nel cammino la comunità carismatica. Accanto ai miracoli,
che ce ne sono tante che segnano la presenza del Cristo risorto. Ecco, ci sono situazioni cresciose. Abbiamo il filo rosso e il filo nero. Vediamo qual è il filo rosso. Il filo rosso della sofferenza della comunità è costituito dalle persecuzioni che vengono dal di fuori e che culminano nei primi capitoli, secondo gli atti di Stefano, nel martirio di Stefano. Abbiamo le persecuzioni sugli apostoli che vengono imprigionati, flagellati, e se ne vanno così convolanti di gioia perché sono flagellati, sono stati fatti degni di patire per Cristo. Abbiamo le contraddizioni dei sommi sacerdoti, Caifa, Alessandro e gli altri. Abbiamo l'incomprensione della classe dirigente giudaica. Poi abbiamo le persecuzioni ancora più forti quando si delinea il cammino di Paolo. Comunque, per farvi breve, noi diciamo che questo filo rosso della prova della Chiesa sono le persecuzioni, unica parola che usiamo, che viene dalle persone che vengono dal di fuori, una prova esogena, una prova che viene dal di fuori e tormenta la Chiesa, impedisce il cammino della Chiesa. Anche un gruppo carismatico, quando è fedele allo Spirito ed è fedele nella franchezza della parola, nella dottrina, nella dirittura della condotta, viene attaccato. Un gruppo che non è attaccato dà segno che non viene da Dio. Non c'è il segno della croce, non c'è il segno di Dio. E allora anche il gruppo carismatico deve essere attaccato dal di fuori. Può essere attaccato dalle autorità costituite che non comprendono il nostro modo di vivere, che non accettano carismi, che non accettano atteggiamenti, che non comprendono il nostro parlare, che se entrassero nel nostro modo di vivere e vedessero come noi ci muoviamo nella preghiera, potrebbero anche dire: ma qui siamo fuori strada. Per cui abbiamo noi un primo attacco che ci può venire dalle autorità costituite, un secondo attacco che ci può venire dal mondo circostante. Anche il mondo circostante ci può prendere le parti, cominciando dalle nostre famiglie, le incomprensioni familiari, mariti che vengono ad essere gelosi delle proprie mogli. Gelosi di chi? Di Dio. È tremendo quando un marito si accorge che la moglie vuole più bene a Dio che a lui, quando per Dio lascia un po' il marito, quando di sotterfugio va in chiesa a rubare una comunione o a sentire una predicazione, quando il marito si sente trascurato per un altro e quest'altro è Dio con cui non può competere, si sente meno amato e nasce nel suo cuore la gelosia e la persecuzione.
lottano tra figli e genitori che non comprendono, si sentono emarginati. Per cui abbiamo una lotta esterna che si viene dal mondo, a cominciare dalla famiglia, dal mondo del lavoro, non si comprendono più, dai uomini, dagli amici. C'è da perdere anche gli amici, c'è da perdere anche la stima degli altri, c'è da perdere anche la carriera. Non si può perdere anche la carriera. Uno poteva fare carriera e invece non ne fa più, perché si è andato a Dio, è entrato in una via strana. Diceva, non ti lo voglio, da quando sono entrato nel momento ho perduto tutti gli amici della Puglia. Tutti mi guardano così, ma mi guardano non comprendono, ma che ci vediamo? Ecco, l'incomprensione. Senza dire poi il mondo laico che ci osteggia, quando si vede minacciato dalla nostra predicazione, quando si vede denunciato, e allora reagisce contro di noi. Per cui abbiamo tutta un'altra serie di difficoltà del filo rosso che si viene da di fuori. Senza poi contare un altro che ci osteggia, vedete che il maligno esiste, entra nei gruppi carismatici, quelli che viene invece di venire dal diavolo in gruppo, no, anche gli altri gruppi. E non dovete ridere su questo, perché il diavolo vi insinua dentro il gruppo, per muove di guerra, non soltanto deriva da tanti fuori ad attaccarci attraverso maghi o ad altre, ma si insinua da di dentro, ci tenta in tutte le maniere, ci confonde, ci mette gli uni contro gli altri, perché viene disturbato nel possesso del tuo regno. E questo non dobbiamo noi molto sottovalutarlo, perché noi sottovalutiamo questo. Dovremmo stare attenti e sostenerci, soprattutto quando noi siamo troppo esposti, quando noi leggiamo i diavoli, per credere che il signor diavolo ci ride sopra, no? Muove la guerra, passerà contrattacco. E se noi siamo sprovveduti, non siamo messi sull'avviso, noi possiamo cadere nella trappola, per cui si mette il presente Atanasio in mezzo a noi e si fa guerra da di dentro. Per cui bisogna stare attenti. E allora ecco che al di fuori noi subiamo persecuzioni. È la vita che deve attraversare il gruppo, è il cosiddetto filo rosso che fa grondare sangue anche quando questo sangue non si vede. Più pericoloso è il filo nero. Il filo nero della infedeltà. Se notate bene, il capo del filo nero lo troviamo già nel primo capitolo. Ecco, uno dei 12, Giuda, vescovo, guida del popolo, tradisce e si impicca. L'ombra di Giuda pesa su tutta la comunità, la quale corre ai ripari e sceglie subito per coprire il vuoto, sceglie un altro, Mattia. Quasi per cancellare l'ombra di Giuda e coprire il vuoto, il baratro che si era prodotto nella comunità. Uno dei 12 vescovi tradisce, una guida del popolo, uno che aveva operato miracoli, che aveva profetato, che era stato ripieno di carisme, che aveva ricevuto il potere su Satana,
che aveva ricevuto il potere di guarire, che aveva avuto l'incombenza di predicare la verità, tradisce. E così ci sono anche tanti traditori che sorgono dalla Chiesa. Dirà poi San Giovanni, erano dei nostri, erano in mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Cioè materialmente erano in mezzo a noi, ma non erano nostri. Appartenevano a un altro. Per questo hanno ceduto a quell'altro che li ha tentati. E così nella Chiesa, il primo diacono, uno dei sette, tradisce, forma la setta dei Nicolaiti, uno dei sette diaconi, il primo vescovo, il primo diacono, e così tanti altri. Ma soprattutto abbiamo le tre grandi tentazioni che affliggono la comunità. E su queste tre tentazioni di noi ci fermeremo in questi giorni. Questa sera ci fermiamo sulla prima tentazione. Sulla prima tentazione. E la tentazione di Anania e Safira. Adesso leggeremo questo brano del libro degli Atti. Ed è la bramosia del denaro, ed è l'ipocrisia, il sotterfugio, la non chiarezza, soprattutto incentrata sul denaro. Poi la seconda tentazione sono costituite dalle difficoltà, diciamo, culturali. Diversità di cultura. E poi la terza è la promozione del potere, che trova il suo esponente in Simon Mago del potere carismatico. La Chiesa come risponde? Nella persona di Pietro risponde con un rifiuto netto nella prima tentazione e nella terza tentazione, con un cedimento nella seconda situazione. Come vedremo, Pietro tiene duro di fronte alla promozione del denaro, di fronte all'ipocrisia, e invoca la potenza dello Spirito per sconvolgere e mettere a nudo quello che era celato dentro, e atterrisce così la comunità. Quando invece si tratta di difficoltà culturali, allora Pietro cede, e abbiamo la elezione, o meglio la istituzione dei diaconi, per venire incontro alla carità, al servizio di tutti. Nella terza situazione, Pietro si rigidisce e affronta il nemico che vuole barattare i poteri spirituali, i carismi, con denaro. Vediamo un po' queste tre situazioni in cui un gruppo può venirsi a trovare, in cui il nostro gruppo può anche trovarsi. Cominciamo con il primo punto, una prima situazione in cui il gruppo ti viene a trovare. Ecco, chi mi legge l'episodio di Anania e Safira, così mi riposo un momento. Un uomo di nome Anania, con la moglie Safira, vendette un suo potere e, tenuta per sé una parte dell'imposto d'accordo con la moglie, consegnò altra parte. Questo è meglio così. Cominciare con Barnaba, due versetti prima.
Così, allora prima Giuseppe. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, che era padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò l'intero importo, deponendolo ai piedi degli apostoli. Un uomo di nome Anania, con la moglie Sapphira, vendette il suo potere e, tenuta per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro gli disse: Anania, perché mai Satana si è così impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno? Prima di venderlo non era forse tua proprietà, e anche venduto e ricavato non era sempre a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a questa azione? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. E un timore grande prese tutti quelli che ascoltavano. Si alzarono allora i giovani e, avvoltolo in un lenzuolo, lo portarono fuori e lo seppellirono. Avvenne poi che, circa 3 ore più tardi, entrò anche sua moglie, ignara dell'accaduto. Pietro le chiese: dimmi, avete venduto il campo a tal prezzo? E essa: sì, a tanto. Allora Pietro le disse: perché vi siete accordati per tentare lo spirito del Signore? Ecco qui alla porta i passi di coloro che hanno servito tuo marito e porteranno via anche te. L'improvviso cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta e, portavano fuori, la seppellirono accanto a suo marito. E un grande timore si diffuse in tutta la chiesa e quanti venivano a sapere queste cose. Santa Babbia. Perché questo rigore di Dio? Perché questa sollecitudine di Pietro? Perché qui c'è di mezzo la verità e c'è di mezzo l'ipocrisia. Contro la verità c'è la frode, ma c'è anche l'avarizia. Ecco, la prima nota della Chiesa è lo spogliamento dalle ricchezze. La Chiesa povera mette tutto in comune ed è una tentazione quando la Chiesa si arricchisce. Più la Chiesa diventa povera, più assomiglia al suo maestro e più la sua predicazione è efficace. Più la Chiesa si mondanizza, più si avvale delle potenze terrene, quale delle potenze del denaro, anche per propagare la fede, tutelare la religione, tanto più diventa debole e meno efficace la sua parola. La Chiesa deve essere povera, la testimonianza di povertà è necessaria nella Chiesa e oggi viene richiamata dai Papi continuamente, sebbene la voce dei Papi viene poco ascoltata. Per il nostro gruppo, ecco, noi possiamo subire il fascino delle istituzioni mondane o anche delle istituzioni ecclesiastiche che hanno potere di denaro, che hanno mezzi, che
possono contare nelle grandi risorse anche pecuniarie. Il Signore invece si vuole nella povertà. Diceva Gesù, le volpi hanno le loro tane e gli uccelli i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove portare il capo. Il nostro Signore nacque povero, visse più povero e morì poverissimamente. Sospeso tra cielo e terra, spogliato dei suoi stessi abiti usuali, nudo. Sospeso tra cielo e terra, estrema povertà. E la sua sposa, la Chiesa, deve avere il culto della povertà effettiva. Effettiva. Ecco che la prima cristianità sentì il bisogno, sempre avendo un obbligo, ma il bisogno, dettato dallo Spirito, di spogliarsi. Mettevano tutto in comune, tutto in comune. Così dice Giuseppe Barnaba, era padrone di un campo, lo vendette, prese il ricavato e lo depose in piedi degli apostoli. E così anche gli altri mettevano tutti in comune. Quel senso di povertà, di originalità, di non ricerca dei mulini, degli adornamenti di cui parla Paolo, veramente parlando delle donne, la sobrietà, niente rossetto delle San Paolo, niente fumo, niente anelli, niente bracciali, niente tutto questo. Ma spogliarsi di tutto, essere poveri di tutto. Ecco, questo spogliarsi e mettere tutto in comune per il bene di tutti, una certa eguaglianza nel mangiare, nel vestire, nello stare di tutti quelli che formano l'unico corpo del Signore. E in questo spogliamento che si inserisce la frode. La frode che diventa ipocrisia, diventa mancanza di verità, che diventa mentira, lo dice tanto. Qui le cose diventano più gravi. Anania e Safira potevano essere più sinceri, potevano dire a Pietro: abbiamo venduto il campo, bene, metà che lo siamo riservati noi. Invece mentiscono, c'è in apparenza che è diverso dalla realtà. Un'apparenza che dice: abbiamo venduto il campo e tutto il ricavato è qui. La realtà è diversa. E si sono messi d'accordo. Attendere gli anni alla moglie una sola parola, 30 melanie costate e 30 melanie dobbiamo dire. È vero che ne abbiamo guadagnate 50, ma 20 non devono comparire, mi raccomando, E si accontarono tra di loro, ma avevano mentito agli apostoli e allo Spirito Santo. E il Signore non te la fa buona. Vuole dare una lezione a tutta la comunità. Qual è la lezione? Non è tanto per la povertà, questo è lo spirito che deve animare la comunità, quanto sulla verità. Quando si nega la verità, quando si mentisce, quando si tradisce la verità, si va contro lo spirito di verità, contro lo spirito d'altro. Nessuno può frodare il proprio prossimo e nessuno può frodare la comunità. Il castigo è duro, la morte. Ecco che Pietro, con
c'è lo Spirito Santo che regista, sempre c'è il mezzo dello Spirito Santo. Pietro dice, ispirato dallo Spirito, che non è vero che il campo era costato tanto, era costato di più, se cavate era di più. E a volte la linea dice, ma veramente tanto le devi cavare, si sa. Avete mentito allo Spirito Santo. E quel poveraccio, tanto il corpo che ricevette, che cadde e stecchino da terra e morì. E Pietro non discompose. Lui dice, poveretto, cosa ho fatto? Chiamò i carnoni, i giovanotti, prendendo e si è perdito. Senza che anche vedere la moglie, vedete il potere che aveva, tutti avrebbero chiamato la moglie, i familiari, no? Prendendo, portato la moglie. Ha mentito allo Spirito Santo. E la moglie, non sappiamo, non era, non vedere altre ore, viene e si presenta Pietro. Nessuno ha detto niente, la moglie. E Pietro dice, ma dunque, buona donna, tranquilla, quanto è costato il campo? Quanto avete ricavato? Beh, tanto. Poteva tradire suo marito, ma tradiva Dio, tradiva la verità. E allora Pietro, come abbiamo ascoltato, dice, guarda i piedi di questi garzoni, questi giovani che vengono dal Cimitero, che hanno seppellito tuo marito, perché hanno mentito, come stai mentendo tu. Anche quello tradisce, cade per terra e muore. È un grande timore in vari tutti, qui le cose diventano male. Qui o diciamo la verità o sbagliamo tutte. Una grande lezione che dà il Signore Benedicchio, che serve per tutti. E così la portano e la seppelliscono accanto al marito. Ma la comunità ha avuto una lezione che non dimenticherà più facilmente. È chiaro che non vogliamo noi invocare questa azione dello Spirito in mezzo a noi, il quale opera di miracoli, ma è prodigio, ma anche queste sono miracoli e prodigio che servono per il nostro insegnamento. Ma dobbiamo fare attenzione a questo, a questa insidia a cui andiamo incontro, l'insidia della cupidigia del denaro, che si può fare anche le invidie contro la comunità e contro lo Spirito Santo. Quando noi procuriamo i nostri interessi e non più quelli della comunità, quando noi mentiamo occultando il velo, quando minacciamo l'esistenza della verità, della trasparenza, dei rapporti tra di noi, questo non piace allo Spirito. Ora, una piaga che può impedire il progresso della vita, dello Spirito in una comunità, è l'interesse particolare, è l'interesse per le cose terrene, e la cupidigia delle cose terrene. I primi cristiani avevano il culto della povertà. Quando c'era colore
ore di persecuzione di Martinio, la prima attenzione che avevano i cristiani era quella di rendere ogni cosa, perché non potevano comparire davanti a Cristo se non nella povertà. È il primo senso del cristiano. In tre momenti si rivela lo spirito di povertà, in tre momenti. Quando era c'era il pericolo di martirio, allora non poteva presentarsi a Cristo se non nella povertà. Ecco, per esempio, abbiamo un esempio anche nella nostra santa, quando Santa Lucia andò al sepolcro di Sant'Agata, dove si operavano le guarigioni, e morto 50 anni prima, e venne appunto da Siracusa a Catania per implorare la guarigione della madre. Allora la santa le comparve Sant'Agata e le disse: Lucia, tu ti preoccupi della salute di tua madre, però io ti dico che ecco, sta scoppiando la rivoluzione, la persecuzione, tu sarai martirizzata. Preparati con me all'incontro con Cristo. E allora Lucia corre a Siracusa. Vende tutto quello che ha, perché non può presentarsi a Cristo col denaro in mano, perché urta alla sensibilità cristiana aver denaro. Ecco, quando uno ha sintonia di martirio, allora vende tutto per presentarsi a Cristo nella povertà. Un'altra occasione è la conversione. Quando uno si convertiva, e questo avviene anche tuttora, c'è una vera conversione, ma rinuncia a tutto ciò che prima lo diventava. San Paolino della Nova, uomo amicissimo, era paladone di me in Italia, era senatore romano, grande terriero, consulente di Italia. Vendette tutto quello che aveva prima di farsi un vescovo. Ora, quando uno è fatto vescovo, è che dovremmo aprire, perché è un po'. E perciò c'è bisogno di matrine legale, ne ha bisogno. Invece Paolino, quando l'avevo ordinato vescovo, devo vendere tutto, non posso ordinarmi vescovo, consacrarmi a Dio, a servizio di Dio, se non sono povero. Per cui quando una persona veniva elevata in dignità, la prima che faceva che vendeva tutto. Un impegno con Cristo comportava la povertà. Questo ci dice la sensibilità dei cristiani. Noi non siamo di questa sensibilità, ma che noi mettiamo un po' in comune o facciamo parte dei beni che diamo agli altri fratelli, questo sì. Ma che noi anche sulla linea dello spogliamento di noi trattiamo con verità e non mettiamo gli uni gli altri, questa è un'esigenza che ci viene dal Signore. È una meditazione che incombe nella nostra comunità quando ci troviamo gli uni gli altri, quando ci nascondiamo gli uni degli altri, quando non siamo sinceri gli uni con gli altri, quando non regna la verità in mezzo a noi e quando soprattutto una comunità personale o di un posto o del denaro o
di un movimento si fa mettere in secondo ordine ciò che appartiene allo spirito. E allora quella è la voce dello spirito, che ognuno esamina di se stesso, e che la comunità cammini nella verità dei rapporti vicendevoli, e in uno spirito di povertà, dando testimonianza di distacco dalle cose, di moligerezza in tutte le nostre manifestazioni, cominciando dall'abbigliamento, contentarsi di poco, in modo che la povertà rifugga nel nostro gruppo e che così nella povertà possiamo essere in grado di evangelizzare il mondo, di essere missionari, cioè di vivere in quella dimensione di cui vi ho parlato. E per questa sera basta.